Bene, oggi vediamo, continuiamo un po' la nostra trattazione sui fluidi, abbiamo iniziato a vedere il concetto di pressione e vediamo questa esperienza, l'esperienza di Pascal, che ci indica un po' come la pressione si trasmette quando un fluido è appunto sottoposto a una pressione. Vedremo un po' come la situazione. Cerchiamo di descrivere un po' come è fatta la macchina di Pascal. Allora, abbiamo un dispositivo che del resto abbiamo anche qui in laboratorio, ne abbiamo proprio una versione in vetro, quindi trasparente, dove immaginiamo quindi ci sia un'ampolla finale con tante, diciamo, fuori, quindi tante uscite tutto intorno al diametro, diciamo, alla superficie circolare sferica, se vogliamo, di questa, di quella macchina, e quindi con la possibilità che da lì, dicevo, possa uscire il fluido che andremo a mettere dentro. Vediamo un po', facciamo finta che qui c'è appunto un fluido. E supponiamo di andare a mettere ad esempio un pistone, quindi per spingere dall'esterno, quindi applicare la nostra pressione, dicevamo, su quel fluido. Che cosa vedremmo una volta che iniziamo a comprimere il liquido, diciamo, con questo pistone, con questo stantuffo? Vedremmo fuoriuscire il liquido da ciascuno dei fori con la stessa intensità. Cioè, la cosa che potremmo aspettarci prima di fare la cosa, che ne so, nei fori che stanno, come dire, qui di fronte, l'intensità di fuoriuscita di quel fluido, di quel liquido, sia maggiore rispetto semmai ai fori periferici, tipo questi altri. Invece, se osservassimo attentamente il fenomeno, vedremmo che scusate, il liquido sta fuoriuscendo da ciascuno di quei fori esattamente con la stessa identica intensità. Beh, questo ci dice una cosa molto importante, che anche immaginate che questo sia un canale, no? In cui dentro appunto c'è un qualche fluido. Beh, quel fluido scorre lungo una condotta, ad esempio, immaginiamo che qui abbiamo un pistone. Beh, al momento in cui andiamo a comprimere quel fluido, vedete, se ci fossero delle direzioni privilegiate, cioè, come a dire, premo, comprimo, quindi con questa pressione il fluido, e quello va dritto, beh, allora ci dovremmo aspettare che il nostro fluido, come dire, andasse a sbattere verso quella condotta e lì in qualche maniera cercasse di rimanere, va bene? Invece noi sappiamo che il liquido viene spinto e cambia tranquillamente direzione, anzi, andando anche in direzione, potremmo dire meglio, in verso opposto. Cioè, se io spingo un liquido di qua, lo vedrò fuoriuscire in verso totalmente opposto, va bene? Quindi non ci sono direzioni privilegiate, questo ha dimostrato Pascal con la sua esperienza. Infatti quel dispositivo, dicevo, scusate, prende il nome di macchina di Pascal. Quindi scriviamolo, Pascal afferma che un liquido, o meglio un fluido, soggetto a pressione, questa si trasmette in tutte le direzioni
in egual intensità. Va bene? Quindi quando un fluido in generale, quindi liquido o gas, è soggetto ad una pressione, questa pressione si trasmette su quel fluido, ovviamente, in tutte le direzioni, in eguali intensità. Quindi, quando proprio cercate di tenere in mente la macchina di Pascal, proprio quei fori appunto diffusi su tutta la criniera della, diciamo, della sfera, cioè vedere uscire il liquido con uguale intensità da ciascuno di quelli, ci dimostra proprio anche visivamente come effettivamente non ci sono direzioni privilegiate. Va bene? Beh, può sembrare una cosa scontata, ma vi assicuro che non lo è. Cioè non è. Prima che uno, come dire, ci rifletta o osservi il fenomeno, non è scontato che appunto la pressione si possa trasmettere in direzioni diverse da quella d'applicazione. Pensate per esempio alle forze. Quando, se io applico una forza a un tavolo, beh, non è così scontato vederlo girare in direzioni diverse da quello che è, diciamo, la direzione di applicazione. No, a parte le rotazioni dei momenti, però immaginate come se io spingessi il tavolo verso la finestra e poi me lo vedo in qualche maniera tornare indietro qui verso la porta. Insomma, perché alla fine la pressione, vi ricordo, era una forza diviso una superficie. Quindi per noi, quando prendiamo una siringa, una cosa, un qualunque dispositivo per applicare una pressione, per noi è come applicare una forza. Quindi dicevo, non è così scontato che una pressione e quindi una forza si dirama in tutte le direzioni in egual modo. Va bene? Quindi non è assolutamente scontato.